Oggi si parla della gestione del paziente anziano in area chirurgica, ma soprattutto ed anche di nuove tecnologie. Sì, le nuove tecnologie sono essenzialmente costituite dalla digitalizzazione di moltissime procedure mediche e chirurgiche e soprattutto da quella che sarà la novità del mondo, credo, non solo della medicina, cioè l'intelligenza artificiale. Devo sottolineare il piacere di avere con noi qui al centro chirurgico amici, colleghi una volta, ma amici tuttora, il dottor De Prizio che è accanto a me, il direttore della chirurgia generale dell'ospedale, il dottor Redi che è il direttore dell'ortopedia, il dottor Parca che è il direttore della medicina e magari altri ancora che mi scuso se non li sto citando. Dottor De Prizio, la chirurgia va avanti, ci sono tante novità e la popolazione invecchia, quindi una particolare attenzione al paziente in età avanzata. Chirurgia robotica nel paziente anziano, noi abbiamo pubblicato anche un lavoro qualche anno fa di alcuni casi trattati, avrà sicuramente un impatto importante per la sua mini invasività, cioè per il rispetto delle strutture e per la rapida ripresa. È un tema interessante, soprattutto è interessante capire dove ci potremo spingere, quale sarà il limite e che cosa potremo fare per i pazienti anche anziani, oltre che per la chirurgia, anche per l'aspetto riabilitativo e per l'aspetto poi della ripresa funzionale, perché non c'è solo la parte chirurgica, ma credo che l'intelligenza artificiale, la telemedicina potranno aiutare l'anziano in tutte quelle cose poi una volta che lui ritornerà a casa e dovrà riprendere le sue attività. Siamo con il professor Rizzo dell'Ateneo di Siena per parlare oggi di intelligenza artificiale, ovviamente riferita anche al mondo della sanità. L'intelligenza artificiale sta trasformando qualunque settore e in particolare quello della sanità e lo sta trasformando sia sul fronte della formazione, che forse è la sfida più importante, e poi ovviamente su quello della pratica, ma i due poi convergono perché di fatto sostenere le attività mediche attraverso l'intelligenza artificiale significa essenzialmente spingere costantemente l'uomo al di sopra dei suoi limiti. Perché non deve perdere mai la capacità di critica rispetto a quelle che saranno le soluzioni, le intuizioni, i suggerimenti che arriveranno dall'intelligenza artificiale. Perché per propria natura questa intelligenza artificiale è basata sulle reti neurali che hanno una natura stocastica, probabilistica. Quindi potranno sempre e comunque commettere degli errori. E il nostro compito nel progettare questi sistemi risiede essenzialmente nel progettare l'interazione fra l'uomo e le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. L'educazione digitale del paziente anziano, ma della popolazione anziana, per un ingegnere calarsi in una realtà sanitaria va sempre fatto con un certo modo. Va fatto con un certo modo, ma devo dire che è una delle sfide proprio interessanti, perché comunque la sanità, il mondo sanitario, il mondo della cura, il mondo clinico è interessante per tutti, tocca a tutti quanti, e quindi come l'ingegnere invece viene visto un po' scettico, anche un po' lontano, riuscire a calarsi invece in termini umanistici è sempre bello. Sì, abbiamo paradigmi diversi, abbiamo paradigmi per affrontare problemi differenti e dobbiamo cercare di noi ingegneri, noi tecnici, di calarsi in quello che invece è la parte clinica, che come diciamo anche oggi è la parte preponderante. Il medico e il paziente sono il ruolo principale da sostenere e da preservare, e la tecnica arriva in ausilio.